visto che questo è il mio videoblog, oggi vado a... beh, vi farò vedere il matrimonio del mio cugino, possiamo dire? Ma sì, dai, tanto ogni scusa è buona per andare in Liguria, quindi ragazzi, sì, faremo questo oggi, si va a Rapallo. Allora ragazzi, siamo effettivamente arrivati, noi per non un giorno, ma un pochettino staremo qui, matrimonio a parte. Ragazzi, voi non potete capire l'emozione che sto provando io in questo momento nell'essere dopo 16 anni in una casa a Rapallo. Sarà per poco tempo, ma ragazzi, sono in una casa, a casa mia, proprio questa è casa mia, letteralmente, questo è il mio posto. E certo, le viste non sono proprio le migliori, però ragazzi, 16 anni, sono in una casa a Rapallo, io non ho parole. Vi faccio fare una breve panoramica di tutto quanto. Là dietro c'è il bagno, non ci interessa. Qui abbiamo la sala, qui c'è, presumo, una camera, e di là, se non sbaglio, una camera matrimoniale, se non ho capito bene. Comunque sia, questo è quanto. Saremo in condivisione, cioè con altre persone che conosciamo, quindi no problem. Notare dove siamo venuti a pranzare, proprio un posticino da niente. Non vuol dire che siamo ricchi sfondati, vuol dire che questo è semplicemente un buon posto dove si mangia bene e non si spende chissà cosa. Ecco. In Liguria, gli ossequi al mare vanno sempre portati, anche se si vede di striscio, ma gli ossequi al mare sotto il ponte ferroviario, i zoagli, vanno sempre portati. Meno male, ma lo farei anch'io, senza problemi. Stiamo andando al castello di zoagli. Cioè, chi cacchio se ne frega, il castello di zoagli, punto. Che sia Canevaro, che sia quello che è. È un castello. Chi è mai stato in un castello? Io forse ogni tanto, chi lo sa, da lì. Beh, che dire, la vista è assolutamente delle migliori. La mia Liguria non tradisce mai. Se questo è il castello, mi aspettavo di meglio, però in effetti ha le puntine da castello. Ma vabbè. Oh, via! Quindi a quanto ho capito noi si mangia qui anche? Cioè si fa tutto qua? Cioè, oh, se i taxi tornano alle 11:30 vedrai che si mangia qui, Dio buono! A parte la marea di gente che di norma c'è qui. Siamo arrivati qua, via! Queste zone, laggiù c'è il resto, lo sapete ormai come funziona qua. Atmosfera post matrimonio. Mi dispiace non avervelo filmato, ma ragazzi, era da vivere. E lì il ponte ferroviario. Vi dico solo che questa è la colonna sonora che usava Mr. Frecciarossa nei primi video. Poi ha smesso perché ha giusto un po' di copyright. Là è la location dove è avvenuto tutto quanto. E come tutte le cose, al solito, quindi Liguria sempre tutta alla fine, e quindi nulla, si torna in Toscania. Vabbè, sì, perché Toscana non si può dire Toscania, è un'altra terra proprio.